Allora, siamo qui con il sindacalista Pasquale Calandra della UIL FPL. C'è questa vicenda dei fontanieri che da ormai 6 mesi sta seguendo costantemente. C'è stata una delibera ultimamente da parte della giunta comunale con la quale i fontanieri sono stati trasferiti ad Acquaenna e non percepiscono stipendio dal mese di maggio, se non sbaglio. Esattamente cosa vuole rispondere a questa delibera che è stata un po' particolare? La questione dei fontanieri si trascina ormai da 8 anni, quindi non è una questione degli ultimi 6 mesi. È che il problema è che prima era una sceneggiata, poi è diventata una farsa, adesso è una soppopera. Cioè, il problema di fondo è questo. Il comune, che secondo me dovrebbe fare le azioni per mettere in evidenza e per tutelare la collettività nicosiana in quanto ci sono delle inadempienze contrattuali con la società che fanno spavento, ma che il Comune comunque non ha dimostrato di sapere governare, e quindi le conseguenze in questo momento li paga l'anello più debole, che è rappresentato dai 5 fontanieri. Allora, il punto è questo: nel mese di aprile, quindi gennaio, febbraio, marzo e aprile, il Comune regolarmente retribuisce i dipendenti. Nel mese di aprile addirittura li retribuisce con il parere contrario del dirigente dell'area finanziaria. Nel mese di maggio si giustifica la non erogazione del salario dicendo che il dirigente non aveva messo il parere positivo, cioè non aveva messo il parere favorevole per l'erogazione del salario. Quindi già la prima contraddizione: se ad aprile col parere contrario viene erogato il salario, non si capisce perché a maggio diventa il contrario la motivazione. E poi c'è questa storia del trasferimento che nasce nel mese di agosto del 2013, allorquando la società intima ai lavoratori, quindi intimare significa costringere, intima ai lavoratori di sottoscrivere un contratto di lavoro con la stessa società. Il sindacato fa presente ai lavoratori, e quindi per tutelarli, e alla stessa società, che non è possibile sottoscrivere un contratto di lavoro con una società privata allorquando ne hanno uno in vita con la pubblica amministrazione. E poi c'era anche una discordanza nella proposta perché il datore di lavoro, che sotto il profilo giuridico è il comune, non viene investito in questo passaggio. Per cui i dipendenti non accettano questa intimazione, quindi questa proposta, e rimangono in comando in virtù della delibera che c'era fino al 31 dicembre 2013. Nel novembre del 2013 la giunta comunale, quindi sempre la stessa giunta con lo stesso sindaco, qualche attore diverso, qualche protagonista degli assessori, perché poi ci sono state delle Dei cambi in sostituzioni, corso. dei cambi in corso, la giunta proroga il comando fino al 31 dicembre del 2014. Il personale ogni mattina si reca sul posto di lavoro, e questo lo sta facendo anche ora, e manifesta la propria volontà a poter svolgere l'attività lavorativa, e viene lasciato inoperoso sul ciglio della strada senza che nessuno gli dà indicazioni. Tant'è vero che noi abbiamo preso quella decisione di fare un'azione diversa dal solito, e Tele Nicosia ne è testimone perché è stata coinvolta in questa nostra iniziativa, e La abbiamo pulizia della scalinata famosa. Sì, abbiamo fatto questa protesta mettendo in evidenza che il personale è orientato ed è anche tutelato con il lavoratore, facendo proteste e accompagnando la protesta con la proposta. Noi diciamo che in questo caso, se il Comune ha da rivendicare un suo diritto a tutela dei cittadini, lo deve fare con la società, dicendo che questa società non sta rispettando gli adempimenti, non è in sintonia con gli accordi che ha sottoscritto. Voglio precisare che sia il sindacato, quindi in questo caso la UIL che rappresento io, sia il comune, sia la stessa società abbiamo sottoscritto nel 2005, prima che il servizio venisse erogato, che venisse esternalizzato È stato nel 2006, nel ricordiamo. 2006, sì, abbiamo sottoscritto un accordo in cui abbiamo detto che in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della Regione il personale andava in gestione di Acquaenna, ma in posizione di comando, rimanendo giuridicamente dipendente del comune, economicamente, no, cioè economicamente e giuridicamente alle dipendenze del comune, gestionalmente alle dipendenze del
della società. Quindi la società doveva semplicemente gestire il personale e poi mensilmente fare la partita di giro ed erogare le somme corrispondenti al comune per il pagamento dei salari. Questo non è stato possibile, noi ce ne siamo accorti sin da subito, quando abbiamo dovuto attivare diverse vertenze con le ragioni che poi il Tribunale e i giudici con serenità ci hanno dato, perché tutte le cause che abbiamo fatto sono pesate sulla collettività, quindi sulle spese della pubblica insomma, gestione di un servizio, e quindi siccome non pagavano il salario, il giudice ha detto che il salario lo doveva pagare l'amministrazione da cui giuridicamente dipendono. E quindi in analogia a questo noi l'abbiamo fatto anche con il personale dei rifiuti, e anche lì il giudice ha detto che il personale doveva rimanere in comando fino all'emanazione del decreto del Presidente della Regione, che il Comune comunque continuava ad essere il datore di lavoro sotto il profilo giuridico ed economico, e che in quel caso la società Sicilia Ambiente, oramai defunta sotto il profilo, diciamo così, della validità giuridico, e quindi pagava il Comune, e noi è vero che vincevamo le vertenze, quindi avevamo la soddisfazione per quanto ci riguarda come sindacalista e quindi come sindacato, dall'altro lato l'amarezza di avere perso come cittadini, perché pagavamo le somme che una cattiva gestione amministrativa dissennata, non voglio dire che si è protratta nel tempo e che continua a protrarsi nel tempo con quest'altra gestione, e noi praticamente così non penso che si faccia il bene della collettività, non chiediamo che si faccia che si trasformino il ruolo e che il Comune venga a tutelare i diritti dei lavoratori, ma almeno avere un'interlocuzione che non abbiamo, perché in qualsiasi momento noi abbiamo tentato di allacciare un ragionamento con questa amministrazione, ci ritroviamo davanti a un ergumeno che è il sindaco, che aggredisce verbalmente, che non accetta nessuna proposta perché ha una sua visione fascistizzata della gestione pubblica, e quindi noi non possiamo, tant'è vero che ai dipendenti gli dice: il vostro padrone sono io. Quindi con questi presupposti noi non possiamo dialogare. I dipendenti sanno chi li sta tutelando e chi li sta difendendo, è vero, non prendono i soldi dal mese di maggio, non gli è stato corrisposto, probabilmente come si profila non sarà erogato nemmeno il salario del mese di giugno, il personale comunque è tutelato, nel senso che noi abbiamo chiesto al giudice, trattandosi di credito alimentare, di fare in modo che ci dia una pervenza di esecutività rispetto all'urgenza del salario, perché ripeto, di credito alimentare si parla, e stiamo aspettando che da un momento all'altro si esprima il giudice su questo, fermo restando che sull'altra vicenda, quella del trasferimento della delibera, stiamo provvedendo, già abbiamo provveduto, dobbiamo semplicemente depositare gli atti per impugnare questa ulteriore forsennata e non lo so come definire per trovare l'aggettivo, delibera che il Comune ulteriormente comincia a fare, sempre per stuzzicare, ripeto, questa è una cosa che io voglio precisare, perché il sindaco, tra l'altro, forse anche attraverso i media, attraverso i giornali, dice che se non si libera dei 5 fontanieri non può stabilizzare i precari, come se le due cose andassero in sinergia e camminassero. Punto. Sono due cose separate a quanto abbiamo detto. Però il problema di fondo è che lui li mette assieme perché vorrebbe incendiare e insomma fare scoppiare, una volta con i dipendenti da stabilizzare, una volta con il dirigente, aspettando che la tensione dei fontanieri insomma scoppi e facciano qualcosa che non devono fare. Noi tenteremo fino a quando è possibile di tenere un equilibrio per fare in modo di tutelare i diritti senza portare i dipendenti all'esasperazione, anzi cerchiamo di governarle, tant'è vero che le proteste che abbiamo fatto fino ad ora sono proteste riconducibile ad un'attività sindacale civile. Continuiamo in questa direzione, nella speranza che illumini qualche forza celeste, illumina queste menti delle persone. Tra l'altro so che il sindaco è uno molto proteso per il rispetto della religiosità, mi auguro che sia illuminato dalle forze divine per fare in modo di non fargli fare più atti scellerati che vanno contro gli interessi della città e soprattutto contro gli interessi, in questo caso, di poveri cristi, che sono rappresentati dall'anello più povero, sono gli operai che lavorano.